Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Come state? Spero tutto bene. Amiche, come state davvero? Scrivetemelo qua sotto, mi interessa sempre sapere come state, se sta andando tutto bene o se sta andando tutto male. Spero con questo video di rallegrarvi un pochino e di darvi le mie positive vibes per affrontare la giornata odierna. Come avete letto dal titolo, oggi un nuovo parrucchiere reagisce ai video di Instagram. Ma prima di cominciare vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok per essere sempre aggiornati sulla mia vita. Vi informo anche che il video di oggi è sponsorizzato da Hello Body. Sapete bene che io non porto quasi mai sponsorizzazioni sul canale e se le porto vuol dire che io credo in questi prodotti e credo nel brand perché altrimenti non collaborerei e infatti me ne porto poco e niente. Ringrazio infatti tantissimo per aver deciso di collaborare con me all'interno di questo video. Ormai utilizzo i loro prodotti da un anno, ho iniziato un anno fa la collaborazione con loro e mi piacciono ancora tantissimo i prodotti che io uso ogni settimana in una rubrica che faccio su Instagram che si chiama Nico Wash. Vi lascio subito il codice sconto che è appunto Nico Bunny, che vi dà diritto al 50% di sconto su una spesa minima di 99 € più in regalo la Rose Refine e le orecchiette che fra poco vediamo. I miei prodotti preferiti di Hello Body sono appunto la Coco Fresh, che è una mousse detergente adatta a tutte le tipologie di pelli, specialmente quelle da normali a secche, proprio perché è una mousse idratante. Ma io che ho la pelle grassa mi trovo comunque bene con questa mousse perché non tira, è molto leggera, pulisce a fondo la pelle senza problemi. Una volta deterso il viso, quello che faccio è applicare il tonico. E il tonico è invece della linea alla rosa. La linea alla rosa è la linea per pelli grasse. Sapete bene che io ho una pelle impura, una pelle acneica. E questo tonico mi piace tanto perché non va a irritarmi la pelle, lo utilizzo anche dopo la barba e non mi pizzica per nulla la pelle, è molto delicato e va a riequilibrare il pH della pelle. Successivamente vado ad applicare il Cara Look, che è uno dei miei prodotti preferiti, un contorno occhi molto illuminante che va a distendere le rughette con il contorno occhi. Raga, è tipo il quarto che utilizzo perché mi piace veramente veramente tanto, perché è una texture super sottile. Andando avanti verso l'estate abbiamo bisogno di prodotti un pochino più leggeri. Mentre invece poi per il viso utilizzo quasi sempre la Coco Day, che è una crema molto leggera, mi va a idratare bene senza però andare ad appesantire la pelle, andare a ungerla troppo, perché vi ripeto, avendo una pelle grassa, quello che faccio è cercare di stratificare i prodotti, ma stratificare prodotti sottili sulla pelle. Uno degli ultimi prodotti che invece mi ha rapito il cuore è la BB Cream di Hello Body. È la prima volta che Hello Body propone delle BB Cream e mi piacciono veramente veramente tantissimo. Esiste in diverse tonalità e io non la definirei una BB cream, ma quasi una crema colorata. Io la utilizzo ogni mattina prima di andare a lavoro e vi lascio qua anche le foto di quando la utilizzo, del glow che dà alla pelle. Io trovo che sia veramente veramente fantastica. Anche su Instagram infatti l'avete amata. Come potete vedere sembra quasi un fondotinta, senza però una volta steso sulla pelle è molto leggera, è quasi impercettibile, nonostante qua sulla mano sembri molto molto coprente. Infatti era una cosa che a me spaventava, e invece no, mica, la sto utilizzando tutte le mattine per andare a lavoro, per cercare di attenuare un pochino i rossori che sono soliti della mia pelle. Io sto utilizzando questo prodotto tutte le mattine per andare a lavoro, proprio perché non voglio appesantire troppo la pelle con il fondotinta. Andando verso l'estate, soprattutto lavorando in salone, potete capire, con la mascherina, il vapore eccetera, la pelle tende a ungersi molto facilmente. E questo prodotto invece mi piace tanto perché rimane quasi come una crema colorata, quindi un prodotto che mi piace tanto, ma soprattutto anche l'SPF all'interno, e dona infatti questo glow pazzesco alla pelle. Mentre invece quando ho un pochino di tempo mi piace dedicarmi alle maschere, e la mia preferita, come potete vedere, è la Rose Refine. È pazzesca questa maschera colorata, è la seconda che infatti Hello Body mi manda, è la seconda che finisco, perché è veramente veramente pazzesca. Infatti questa, se utilizzate il codice Nico Bunny, l'avrete in regalo. Mi piace tanto perché pulisce bene la pelle senza però tirare, e poi soprattutto, amiche, è una maschera grigiastra al carbone con i glitter rosa, quindi poi come si asciuga diventa tutta rosa. Io, amiche, e poi amiche ci sono le orecchiette. Questa è semplicemente una fascia che va appunto messa, amiche, e poi stringete le orecchiette così e sembrate un coniglio. Io, amiche, impazzito impazzito per questa cosa che mi piace tantissimo. Infatti lo utilizzo spesso soprattutto per non sporcarmi i capelli nella rimozione del cemento armato con in faccia.
Quindi, amiche, questo è quanto. Fatemi sapere se acquisterete qualcosa. Io ovviamente vi lascio tutti i link nell'info box. Se avete il piacere di provare questi prodotti, avete il piacere di sostenermi, io vi lascio tutto nell'info box. E fatemi sapere se avete provato i prodotti di Hello Body e se vi sono piaciuti. A me, vi ripeto, piacciono tantissimo e vi porto solamente prodotti in cui credo, che utilizzo e che mi piacciono. Altrimenti, sarebbero fuori come tutte le altre collaborazioni, amiche. Momento di una nuova reaction. Io come al solito mi sposto di lato e iniziamo con il video di oggi. Qua, amiche, ho il telefono in mano. Andiamo a vedere i video che mi avete mandato. Iniziamo con questo qua. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never. I capelli un pochino giallini, Joy, eh? Sto ben capendo questo mix di, non so, grigio, violetto e nelle punte turchese. Voglio vedere il risultato finale. Ok, amiche, questo è il risultato finale. Non lo so. Non lo so perché è un mix di viola, grigio, verde. Soprattutto dopo tutto quello che ha fatto, perché vi lascio qua tutto il casino che ho dovuto fare per decolorarli, per fare una base un pochino più uniforme. Sono belli, sì, però non lo so, mi dà l'impressione che duri poco. E infatti ho ragione, amica, perché solitamente il viola, il lilla, eccetera, scaricano subito dei capelli, ma quella banda verde rimarrà per l'eternità. Nei secoli dei secoli. Amen. Ok, vediamo questo video. Vabbè. Oh, amiche, questo è il mio sogno. No, vabbè, ma la bellezza. Amiche, io vorrei capire che pigmenti sono questi, pazzeschi. Perché solitamente pigmenti così come il celestino, perché comunque non è un blu, ma è più un celeste, sono molto difficili da ottenere, soprattutto perché non viene mai uniforme. Invece in questo caso il prodotto è stato lavorato bene, è uniforme dalla base, lunghezza e punte. E mi piace tanto, amiche. Preparatevi perché quando sarà possibile viaggiare, lo sapete, il mio sogno è quello di andare in Corea del Sud e qua c'è un panettone. Bontà del panettone nocciolato Maina. Comunque, dicevo, amiche, che lo sapete che il mio sogno è quello di andare in Corea del Sud. Ovviamente, nel caso dovessi andare, preparatevi, amiche, perché vi porto con me a fare una super makeover. Sperando, ovviamente, non me li distruggano. Lo scopriremo solamente quando ci andremo, amiche. Io intanto sto risparmiando. Ok, amiche, vediamo quest'altro video. Ok, non sto capendo, onestamente. Vabbè, la ragazza pazza, furiosa. Che bello quando si, non so, dipingono i capelli con i pennellini, quelli da pittura, da micro pittura. Onestamente, non l'ho ben capito, sinceramente. Mi sembra uguale a prima, solo con la frangia. Qualità del video 144p, amiche. Non si è capito niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Let's go! Vediamo, amiche, quest'altro video, perché ultimamente, non so, questi video un po' particolari, lascio a voi i commenti. Ultimamente, amiche, stanno andando tantissimo su Instagram e su TikTok le curtain bangs, ma in generale sui social, e trovo che infatti le ha fatte anche Basic Gaia e sta benissimo. Ciao Gaietta, tesoro! E niente, allora, questo metodo secondo me è interessante. Però bisogna stare attenti, amiche, soprattutto con le forbici. Come sapete, amiche, bisogna stare super attenti quando si fanno queste cose, soprattutto appoggiando le forbici in questa zona qua, soprattutto forbici professionali, perché, amiche, tagliano come poche, rischiate di squartarvi la faccia e anche lì finirete all'ospedale. Amico, ogni volta che si finisce all'ospedale, sì, amiche, l'ospedale is the new parrucchiere. 118! La tecnica che hanno utilizzato mi piace veramente, veramente tanto, però trovo che sia un pochino rischiosa, soprattutto, vi ripeto, fatta su una persona fisica. Quello che consiglio io per avere le curtain bangs è quello di prendere il ciuffo in questione. Ovviamente bisogna fare una sezione triangolare, non a caso. Poi fare un twist, fare un altro twist,
e poi tagliare dritto. In questo modo, quando il capello tornerà nella sua forma originale, quindi con la riga al centro eccetera, avrete le vostre curtain bangs. Eccoci qua, amiche, qua vi volevo un nuovo video di To Die For. That's it. Sapete, amiche, io vado a questa pagina incredibile, il 90% delle volte sono colossali. Vediamo questo video di To Die For. Ok, how to dye your afro deep blue. Ok, premettendo che comunque, allora amiche, io vi dico la sincera verità, non ho mai avuto a che fare con dei capelli afro, lo ammetto, è una mia mancanza. Una cosa che comunque per la quale ho letto e mi sono informato, che comunque i capelli afro sono dei capelli che hanno già di base una mancanza di idratazione. Sono dei capelli molto molto fragili, tant'è che infatti le ragazze nere devono ricorrere allo stile protettivo proprio per proteggere i capelli, che altrimenti si spezzerebbero. Quindi sono dei capelli già di per sé molto fragili, nonostante molte volte possano sembrare tantissimi e voluminosi, molte volte è più il volume dell'effettivo spessore del capello. Poi, se mi sbaglio, ovviamente correggetemi qua in basso, io lo sapete, vedete, posso sbagliare anche io. Quindi il fatto di andare a decolorare, perché penso li debba decolorare, dei capelli afro è già di per sé secondo me una cosa sbagliata, perché già stai andando a decolorare un capello molto molto arido, molto molto secco, che rischia di spezzarsi, e facendo così è sicuro che si spezza. Quindi andiamo avanti, noi non siamo qua per giudicare gli asini. Primo step, bisogna pettinare i capelli e cercare di renderli un pochino più lisci. Ok, sta tagliando i capelli. Vi dico la sincera verità, io il taglio l'avrei fatto successivamente. L'avrei fatto successivamente il taglio perché, in modo tale da capire qual è, dov'è la parte rovinata, piuttosto che andare a tagliare così prima. Ok, ora sta decolorando i capelli, sta decolorando prima lunghezza e punte, quindi finalmente stanno agendo nel modo corretto, perché abbiamo visto che su questa pagina decolorano alla razza de gun, non si è mai capito. Ok, ora sta applicando il decolorante anche sulla base. Ok, unica cosa, secondo me la base, infatti, è come lo immaginavo, lo stavo per dire. Vi spiego che cosa è successo, perché la base è uscita più chiara. In questo caso è vero, ha agito correttamente, ha applicato il decolorante su lunghezze e punte, però bisogna lasciare anche che lunghezze e punte vengano schiarite bene prima di applicare il decolorante sulla base, perché in questo caso avremo la base del capello che è chiarissima, lunghezze e punte, come potete vedere, visto che sta sciacquando, sono arancione neon. Ora antigiallo e shampoo. E a parte che vabbè, la ragazza è bellissima, a me piace veramente veramente tanto, e come potete vedere la base del capello è uscita molto molto chiara rispetto a lunghezze e punte, che sono arancioni, e questo ovviamente comporta il fatto che poi, andando ad applicare il colore sul capello, uscirà diverso. In questo caso sta applicando un mix di viola e blu, una sorta di colore un po' strano, perché secondo me applicando questo mix di colori è possibile che la base esca bella violetta e le lunghezze rimangano invece più scure. Comunque andiamo a vedere un attimo, una volta che avrà sciacquato, come verranno i capelli. Amiche, sembra che il colore sia uscito abbastanza uniforme. Ok amiche, devo dirvi la verità che mi piace tantissimo, sono contento di essermi sbagliato questa volta, perché il colore mi piace veramente veramente tanto.
Trovo che le stia anche molto molto bene e per una volta una trasformazione fatta su To Die For che non implichi la cliente a macchie, a chiazze. Devo dire che mi è piaciuto veramente veramente tanto questo video, finalmente una trasformazione corretta. Ed eccoci qua invece subito con un'altra trasformazione di To Die For. Non mi danno neanche il tempo di finire una reaction che subito loro così, slanciati quelli di To Die For. Chissà se andrà bene come il video precedente oppure sarà una schifezza colossale. Andiamo avanti. Ok, How to Rock Neon Hair, quindi deve fare neon. Mascherina Time. Sempre il nostro pretaglio. Non ho ben capito che cosa sto facendo, amiche. Dovrebbe essere una frangia. Pochino, non so, pochino troppo larga la sezione. L'avrei fatta un pochino più stretta. Mica. Ma l'avete visto anche voi il taglio? Andrà dopo, vero, ad aggiustarglielo? Ho già paura di quello che può succedere, amiche. Sembravano i capelli mangiati dal cane. Sembravano quelli della mia vicina. Katia, se mi stai guardando, cambia parrucchiere. Troppo brutti i capelli. Anche in questo caso stanno decolorando lunghezze e punte prima. Piace, ci piace quando si fanno le cose in modo corretto. Ok, ora sto applicando il decolorante sulla base. Ma poi perché queste lunghezze sempre arancioni? Gesù santo! Poi mi chiedo, ma una schiaritura uniforme? No? Chiedo troppo, forse, chiedo troppo. No, vabbè, amiche, ma voi siete fuori? No, 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 amiche, quelli sono morti. Oia mamma, quei capelli. Santa Maria, madre del cielo, le punte così. No, secondo me amica le ha rovinati i capelli, troppo brutti, tutti mangiati. No, ma che è? Ma cosa sto guardando? Ora sta applicando un mix di appunto rosa, fucsia più che rosa, fucsia, giallo e anche il mix di fucsia e giallo che appunto fa un aranciato. Devo dirvi la verità, amiche, che non mi sta piacendo neanche come sta applicando il prodotto in questione, perché quando si cercano di fare tantissimi colori, come in questo caso, secondo me è opportuno mettere delle veline, delle stagnole, proprio affinché il capello non tocchi sull'altro. Cosa succede? Andando a appoggiare i capelli uno sopra l'altro, come sta facendo la ragazza, è possibile che magari, non lo so, se noi facciamo la ciocca a destra fucsia, la ciocca magari, non so, sopra gialla, nel momento in cui fai cadere quella gialla sopra quella fucsia, inevitabilmente quella gialla, avendo, come posso dire, meno saturazione, probabilmente diventerà arancione. Quindi bisogna stare super attenti quando si fa questo lavoro, perché chiede tantissima precisione, attenzione, soprattutto nei particolari. In questo caso c'è il rischio che il colore esca a macchie. Vabbè che forse il colore a macchie è la cosa della quale io mi preoccuperei di meno, visti i capelli rovinati. Ma poi amiche, anche il lavaggio così tutto assieme non va bene, perché poi vanno a mischiarsi i colori e si perde tutta quella tridimensionalità che abbiamo cercato di eseguire precedentemente. No, no, amiche, no, no, non mi piacciono, onestamente non mi piacciono. Mi ricordano un pochino tipo le Barbie, quelle tipo, non lo so, unicorno. Fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate nei commenti. Non mi piacciono sinceramente, li trovo rovinati. Sarà che poi io non è che ami tantissimo i colori caldi come i rossi, eccetera. Sì, li avevo fatti anche io ramati. Infatti è stato uno degli errori più grandi della mia vita. Ed eccoci qua, amiche, mi sono riaccomodato al centro. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate di questa reaction, quali sono i capelli più brutti che vi hanno spaventato.
penso che gli ultimi possano entrare in una della mia top 20, perché non direi top 10 perché abbiamo visto di peggio in questi ultimi anni di YouTube. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate di questi capelli, se vi sono piaciuti. Secondo me la ragazza con i capelli blu era top, e ovviamente vi ricordo anche il codice Nico Bunny per acquistare i prodotti su Hello Body. Fatemi sapere se acquisterete qualcosa, se avete voglia di sostenermi. Io come al solito vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche!